Dopo l'ultimo quiz a tema europei, che è stato un vero e proprio successo, ho deciso di tornare in grande stile, con una versione rivisitata ed invitare tutti coloro che non hanno potuto essere presenti quest'estate. 8 partecipanti si sfideranno a colpi di domande in un vero e proprio tabellone che si concluderà con la finale e dunque un vincitore. Chi sarà il campione del Quante ne sai di calcio tournament? Ciao ragazzi, bentornati sul canale, ma soprattutto benvenuti in questo nuovo format del Quante ne sai di calcio tournament. Oggi ragazzi si sfideranno due ospiti clamorosi, li avete già visti sia dal titolo che dalla miniatura, ma in questo torneo ci saranno 8 partecipanti. Non vi ho ancora spoilerato chi sono i prossimi, quindi iscrivetevi al canale, lasciate tantissimi mi piace per scoprire insieme nei prossimi episodi tutti i concorrenti e scoprire anche insieme chi vincerà il titolo di questa prima edizione del Quante ne sai di calcio tournament. Ragazzi, oggi si parte con due ospiti incredibili che apriranno ufficialmente il format. Gli ospiti di oggi sono Mike Sciosha. Benvenuto Mike. Ciao ragazzi, ciao a tutti, spero di vincere. Come stai intanto? Dormo poco ultimamente, quindi non sarò freschissimo, però magari... Allora, se non ci sono domande di matematica va bene. No, è tutto calcio, non ti preoccupare. Allora, a posto. Tra l'altro so che hai studiato, sei molto preparato, vero? Ma guarda, no, però vediamo perché non lo so. Vediamo se invece sarà preparato e avrà studiato, anzi o meglio ripassato, il buon Daniele Brogna. Ciao Dani. Ciao ragazzi, vedo che Mike già mette le mani in avanti. Ve lo dico, se mi fate domande matematica e date, lasciate perdere, le date zero. Però per il resto, beh, vediamo. Ve la cavate, dai ragazzi. Allora, sarete naturalmente voi due a sfidarvi uno contro l'altro. Chi vincerà si qualificherà in semifinale e poi vedremo chi affronterà nel corso della competizione. Se ci siamo ragazzi possiamo partire. L'unica domanda che chiedo a voi è: chi vuole cominciare? Perché questa scelta sarà importante per, diciamo, l'ordine delle domande. Quindi sarete voi a decidere il vostro destino. Io da gran cavaliere quale sono, direi di partire. Io invece da grande cavaliere quale sono, l'avrei fatto iniziare a te, però vabbè. Rispetto alla Lazio. Parto io. Ci sta, no? Parte Dani. Sappiate che questa subito scelta... Subito un vantaggio per lui, dai, va bene. Sappiate che questa scelta giustamente influirà molto, perché? Perché se poi mi dite, ma lui ha le domande più difficili, più facili rispetto a me, vi ricordo che l'avete scelto voi l'ordine, quindi. Caro Daniele, il primo gioco è il più facile di tutti ed è anche quello che serve un po' a rompere il ghiaccio. È una semplice domanda con risposta multipla, quindi A, B o C, molto semplice. Le difficoltà sono facile, medio e difficile, quindi ognuno di voi avrà a disposizione tre domande in queste difficoltà. La prima vale un punto, la seconda vale due punti e la terza vale tre punti. Ci siamo? Okay. Partiamo da quella facile, quindi valevole un punto, ma su questa facile c'è la possibilità di rispondere senza sapere le opzioni e questo ti farà guadagnare un punto aggiuntivo. Ma intanto partiamo dalla domanda, caro Dani, e capiamo se è fattibile. Aspetta, senza però io richiamo subito il VAR, perché sappiamo che il buon Brogna c'ha le mani un po' ovunque, c'ha i tentacoli. Quindi io devo avere la certezza che lui adesso non stia guardando. Non abbia il telefono davanti? Esatto. No, ho un bank, ho il telefono qui spento, non ho perfetto, nulla. Dai. Caro Daniele, tocca a te. Domanda facile. Chi è arrivato in quarta posizione nell'assegnazione dell'ultimo pallone d'oro? Hai visto un po' la cerimonia? Immagino di sì, qualcosa ti è capitato, è freschissima. Allora... vuoi sapere le opzioni oppure vuoi tentare sparando direttamente il nome e portarti a casa quindi due punti anziché uno? Allora, mi ero preparato più sulla geografia, innanzitutto. Ah, no, il quiz è sul calcio, diciamo. Sul calcio. Ah, come sul calcio? Sì. Ovviamente sul calcio. Era preparato tutte le cose... A tutto culinaria. Esatto. E te lo dico a fare che sono preparatissimo sulle prime tre, la quarta puntualmente, quindi purtroppo chiedo scusa per la figuraccia, ma... No, va bene. Allora, le opzioni sono, caro Daniele, Dani Carvajal del Real, Erling Haaland del Manchester City oppure Kylian Mbappé del Real Madrid. Ovviamente allora, speravo che dicessi uno dei primi, del terzo e del secondo, invece puntualmente... Vai, secondo te, prova a pensarci, i primi tre li sai, quindi quello che è arrivato esattamente dopo
I primi tre. Ti dico Haaland. Erling Haaland è la tua risposta definitiva? Sì. Purtroppo no, perché era Dani Carvajal. E qua tocca mettere la freccia già, eh? Occhio al primo errore. Dai, diciamo che valeva solo un punto, quindi Dani non era così fondamentale, però chi ben parte è già a metà dell'opera, si dice. Parte di merda invece, e quello è un altro detto. Allora, tocca Mike. Vai. Occhio, caro Michelino. Vai. Quale squadra arrivò subito dopo il Bayer Leverkusen nell'ultima stagione di Bundesliga? In pratica sappiamo che l'anno scorso il Leverkusen ha stravinto il campionato, ma quale squadra arrivò seconda? Vuoi rispondere con o senza opzioni? Ma questa non è così facile, eh? Facilissima, Mike, ti prego. Dani la sa, so. Io pure sapevo quella sua. Allora avete sbagliato te lo dico che non la so. Ok. Non la so, quindi non ti chiedo le opzioni, perché tanto mi dirai Bayern Monaco o Borussia Dortmund, che secondo me è o Bayern c'è Monaco. C'è anche una terza, anche perché è Lipsia, sarà il Lipsia. Quindi non mi faccio da ste cose, perché comunque non la so. Ah, quindi vuoi tentare il tutto per sì, tutto. Tanto la sbaglio, quindi mi butto. Vai. Allora, il Dortmund è arrivato in finale di Champions League. Il Bayern non ha vinto, però spero che sia arrivato almeno secondo. Quindi dico il Bayern Monaco. La tua risposta è Bayern Monaco? Sì. Incredibilmente... Era il Dortmund. Non ti sei ricordato dello Stoccarda, perché è arrivato... Ah, è secondo vero, lo Stoccarda. Vabbè, però, quindi, dai, ma che cacchio, questa che le opzioni ti potevano... Le opzioni ti potevano servire, perché se avessi sentito forse Stoccarda lo avresti detto. No, perché ho seguito la cavalcata del Leverkusen, ho riso per cosa? Per Kane, che pure quest'anno niente, però... Purtroppo non ha vinto niente, dai. No, però niente, non la sapevo. Vabbè, dai, siete pari, 0-0, Mike ha tentato la giocata andando addirittura in doppio vantaggio, però... Purtroppo ha sbagliato con Bayern Monaco. Passiamo ora alla difficoltà media, quindi valevole 2 punti. Qui la regola della risposta senza opzioni non esiste, quindi sono semplicemente 2 punti. Caro Danielone, quale tra questi club non ha mai giocato una finale di Champions? Lo Sporting Lisbona, il Saint-Étienne o l'Hamburgo? Una di queste tre non ha mai giocato una finale di Champions. Vai. Posso dire che preferisco queste domande più complicate, così se uno sbaglia non è un problema. ci sta. Allora, Sporting Lisbona, Saint-Étienne o Hamburgo? Una di queste tre non ha mai giocato una finale di Champions. Bah, io anche qui vado distinto di cuore. Vai. Distinto di cuore, che mi hanno fatto sbagliare la prima domanda. Ok. Dico Saint-Étienne. Saint-Étienne è la tua risposta definitiva? Sì, ma ho già capito che... Allora, l'Hamburgo sì. Ha vinto una Champions, quindi assolutamente sì. Lo Sporting e il Saint-Étienne sono le due rimanenti, ma il Saint-Étienne arrivò in finale, purtroppo perdendola, mentre lo Sporting non l'ha mai raggiunta. Quindi, caro Daniele, purtroppo sbagli anche questa seconda domanda. Non sottolineare che avevo anche sbagliato. Scusami. Seconda domanda, questa volta per Mike. Posso sbagliare. In quale decade vinse il suo primo scudetto la Fiorentina? Prima ti sei gufato sul discorso delle date. Ti è capitato. Però scusate, ma in quale decade? Ma che cazzo non è senso? Manco in che decade stiamo adesso? Allora, il primo scudetto della Viola è stato vinto negli anni 50, 60 o 70? Ma che ne so? Cioè, la vera domanda è, ma che ne so? Cioè, neanche questa ti devi per forza buttare, a meno che non sei tifosa fiorentina. Ti direi anni 70, ma che, cioè, non lo so, 70, boh. Provi col 70? Ma il sì. Primo scudetto, anni 70 per Mike, in realtà era negli anni 50. Domande toste, Ma quanti scudetti c'ha la Fiorentina? Uno? La Fiorentina 2 mi pare ne abbia vinti. Scusate, ragazzi che state guardando questo video, no? Magari lo sapevate, io no. Questa è la difficoltà media, la difficoltà difficile qual è? Scusate. Ma non è detto che... Ma me la domanda di Brogna, perché io tutte e due quelle di Brogna le avrei azzeccate. Io questa no, sincero. No, questa è impossibile, dai. Vai. Era molto tosta. Attenzione adesso, passiamo a quelle difficili, che però non è detto che siano difficili per voi, magari lo sapete. Daniele, quale dei seguenti giocatori si trova nella top 10 dei migliori giocatori della Serie A? Quindi, tra questi giocatori c'è
Questa top 10 sono i migliori marcatori, ecco, chiamiamoli così. Uno di questi tre si trova nella top 10, gli altri invece no. I giocatori sono Batistuta, Gilardino o Quagliarella. Uno di questi tre è nella top 10 dei migliori marcatori in Serie A. Vai. Oddio, allora, Batistuta ha fatto una fracca di gol sia a Firenze, Roma e anche certo. All'Inter, un po' di gol. Poi il Quagliarella. Esatto, e Gilardino. E Gila, cavolo, cavolo. Lo sai, Mike? Forse sì, però ovviamente. Non ti posso suggerire, ovviamente. No, lo speravi, uno slancio di sportività, ma evidentemente non ti appartiene, però. No, vabbè, no, assolutamente no. Attenzione, ma guarda, io sto pensando alla mia domanda. La mia domanda sarà: in che giorno Roberto Baggio? Tra le decade. Allora, Battistuta lo escludo perché okay. È troppo scontato, perché è troppo più forte rispetto agli altri. I dubbi rimangono tra il Gila o il Quaglia. Gila e il Quaglia, entrambi hanno giocato tantissimo in Serie A. Mi butto e ti dico il Quaglia, dai, che fino alla fine ha martellato. Quagliarella, quindi cedi al fascino milanista di Gilardino. La risposta esatta era proprio Gilardino. Io avrei detto Gilardino. Da buon milanista, cavolo, ma dovevi almeno dargli fiducia. Almeno fargli dargli fiducia. Ma il fatto che Quagliarella abbia segnato tanto anche in età avanzata, pensavo avesse superato. Sì, tutti, invece, no. Sono tutti a grosse cifre. Però il Gila, ragazzi, si trova in top 10 insieme ad altri due nomi. Adesso non ricordo uno specifico. Comunque sì, è a pari merito con, se non erro, 188 gol. Madonna. Caro Mike, vai, attenzione, vai, guarda questa, potresti andare sul 3-0. Vai. Contro quale squadra René Higuita, quindi il portiere famosissimo colombiano che fece quella parata iconica di Scorpione, contro quale squadra però fece quella parata? Argentina, Uruguay o Inghilterra? Una di queste tre squadre affrontò appunto Higuita e proprio in quella partita fece la sua parata iconica di Scorpione. Argentina, Uruguay o Inghilterra? Allora, vai. Ricordavo però sinceramente che fosse una partita sudamericana, perché comunque a quei tempi questi giocatori non giocavano in Europa, quindi è difficile pure trovare i filmati, no? Dico Inghilterra. È la tua risposta definitiva? Sì. E ragazzi, 3-0 per Mike, che indovina. Bravo Mike. Davvero? Esatto. Madonna, esatto. Ragazzi, come direbbe il Nino Maraviglia, il campione è così. Il campione è così. I campioni sono così, ma adesso nel secondo gioco ogni risposta esatta vale 2 punti, quindi Dani potresti super recuperare alla grande. Il secondo gioco in cosa consiste, ragazzi? È un indovina il giocatore dalla carriera. In pratica io vi dirò a ciascuno una squadra in cui questo giocatore ha giocato in ordine cronologico e voi mi dovete dire, buttandovi e provandovi a indovinare con il giocatore che pensate che sia. Allora, partiamo da Dani. Questo giocatore ha giocato al Manchester City. Vai, spara un nome. Puoi dire quello che vuoi. Chiunque, praticamente. Eh sì. Balotelli. Non ci credo, ragazzi. Azzeccato al primo colpo. Daniele Brogna porta a casa 2 punti, perché avrei poi detto Milan, Liverpool, Nizza, Marsiglia e Brescia. Però scusa, non ha iniziato al City? Non era... No, io ho detto la carriera, ma non necessariamente... Non dall'inizio, ok, perché esatto, sennò... Esatto. Va bene. Incredibile, 2 punti, raga, al primo il colpo. Il campione è così. Il colpo di coda del campione. Ok, questo potrebbe essere il gioco di Daniele, sulle carriere è fortissimo. No, invece essere. No. Allora, adesso tocca però partire da Mike. Vai. Caro In Mike. Che anno ha giocato? No, è sempre giocatore. Questo giocatore ha giocato nel Chelsea. Vai. È facile. Ok, poi nel Chelsea praticamente pure io e Brogna ci giochiamo. Certo. Vai. Magari lo becchi come Dani. Lampard. Non è Lampard. Questo giocatore, caro Dani, oltre che aver giocato nel Chelsea, ha giocato anche nella Fiorentina. Non devo rispondere io a questa domanda. No, Daniele, poi se lui non dovesse indovinare, dico a te un'altra squadra. La so. Vediamo.
Dani, Chelsea e Fiorentina. Te la lascio, Mike. Non lo sai? Non vuoi neanche provare a sparare? No. Ok, Mike, questo Vai. Giocatore, oltre al Chelsea e alla Fiorentina, è andato poi a Roma a giocare. Momo Salah. È la tua risposta definitiva? Sì. 5 punti per Mike, quindi 2 punti guadagnati più 3 in precedenza, sale a quota 5. Va bene, 5-2. Caro Dani, tocca a te. Partiamo con Chievo-Verona. Attenzione, questo giocatore ha giocato nel Chievo-Verona. Vabbè, vado di classico Pellissier. Non è Pellissier. Dopo il Chievo-Verona è passato al Milan. Attenzione, Mike. Oddio. Dal Chievo Verona al Milan. Esatto. Aspetta, Vai. Se non ti viene senza nessun problema, puoi sia buttarti che passare la palla a Dani. No, sto pensando a uno buono del Milan. Però se fosse Milan nell'era quella lì puzzolente, potrebbe essere, certo. Potrebbe essere. No, ho pensato a Kevin Constant, ma quello gioca nel Verona, mi sa. No, Constant. Ci provi? Sì. Non è Constant. Questo giocatore dopo il Milan, Dani, è passato al Sassuolo. Quindi ha fatto Chievo-Verona, Milan e poi Sassuolo. Ah, attenzione. Ok, ce l'avevo, ok. Non mi ricordavo. Avrei detto Constant anch'io, ero convintissimo fosse lui. Ok, no. Vediamo se il Sassuolo si è acceso. Cavacca, aspetta. Oddio, ne ho due in canna. Dagli quello sì. Sbagliato così io prendo. Il prossimo indizio, Mike, è fondamentale. No, ma no, penso sì, che lui ci sia già arrivato. Sì, ok, c'è già arrivato. Allora sbaglierò e che magari dico dalla buona. Attenzione, non è dalla buona. Vediamo, Mike. Vuoi sicuramente il quarto indizio? No, ma è Lazio. Ha giocato, bravo, nella Lazio. Quindi Acerbi, mi sa che Mike Acerbi, c'è arrivato. Il buon Acerbi nazionale. Esatto. Bravo Mike. Non me lo ricordavo 7. Che avesse giocato nel Chievo-Verona. Sì. Nel Zero. Chievo, poi Milan. Poi ha avuto, se non erro, un'altra piccola parentesi al Chievo solo in prestito. Poi Sassuolo, Lazio e Inter. Va bene, bravo Mike. Occhio adesso perché il buon Dani deve rincorrere. 7-2. Si parte da Mike. Questo giocatore ha giocato al Borussia Dortmund. Ciro Immobile. Bellissimo nome, ma non è Immobile. Dopo il Borussia, caro Dani, è andato all'Arsenal. Occhio, perché c'è più di un nome. Ah, vabbè, sì. C'è più di un nome. Io sono una frana, ragazzi. Adesso hai capito quanto è stato importante indovinare Balotelli al primo nome. È stato clamoroso, eh. Però per dirti, se mi avessi dato la prima, di questo te l'avrei azzeccata. Dici? Sì. Dipende, sai. Cedo a Mike. Cede a Mike, quindi tra Borussia Dortmund e Arsenal nessun indizio ti ha, diciamo, mosso qualcosa. Dopo il, diciamo, la sua parentesi in Premier League all'Arsenal è andato al Barcellona. Allora, ti dico quella che c'era prima del Borussia Dortmund. Ok, vediamo se è la stessa che avrei pensato io. È il Saint-Étienne. Prima del Borussia Dortmund? Sì. Vabbè, io non l'ho segnata, però sì, immagino che il nome già l'avevi, e quindi certo. Vai. Pierre-Emerick Aubameyang. Bravissimo. L'altro nome che poteva forse un po' fregarti dal Borussia andato all'Arsenal è Mkhitaryan, che ha avuto anche lui quell'esperienza lì, però... Sì, però è troppo esotico Aubameyang, che poi in realtà inizia al Milan. Esatto, Milan-Dortmund magari lì un minimo. Sì. Poi dall'Arsenal ha fatto Barcellona, Chelsea, Marsiglia, fino a quest'anno che è andato negli Emirati all'Al-Qadisiyah. Vabbè, comunque, bravo Mike, che vola, se non erro, quota 9 punti, corretto? Sì, ho messo la freccia. 9 punti Ma manco te vedo in lontananza. Contro i due. Occhio perché adesso, ragazzi, l'ultimo gioco sarà una sfida a tempo. Giocheremo su Transfermarkt al gioco What's My Value. In pratica avrete a disposizione 60 secondi di tempo per dirmi quale giocatore vale più dell'altro. Vi dirò dei nomi, chi farà il punteggio più alto porterà a casa 5 punti. Purtroppo per il buon Daniele matematicamente potrà raggiungere Mike, ma per Mike è fondamentale fare più punti possibili, perché con il punteggio più alto tu andresti poi a sfidare in semifinale
uno che ha fatto invece un punteggio un po' più basso. Ok? Ok. Mi hai dato la giusta carica per affrontare questo gioco. E vabbè, Dani, invece al contrario è una sfida per non essere... Ma perché questa è l'esperienza, no? Questo, anni e anni di Football Manager hanno portato a qualcosa. Ci sta. Allora, già a FIFA, eh. È vero, anche quello qualcosa avranno portato. Allora, visto che Dani è in svantaggio, ha questo piccolo bonus di scegliere lui su quale categoria fare il What's My Value. Andrei di Serie A, operazione. Operazione dignità, prego. Ok, perfetto. Caro Daniele, sei pronto? Vai. Ok, quando ti do io il via, parto ufficialmente il quiz. Hai 60 secondi di tempo per indovinare più nomi possibili. Cosa importante, ognuno di voi avrà anche un jolly. Cosa significa? Ipotizziamo che tu sbagli, non so, alla prima, alla seconda domanda, al primo, al secondo giocatore, puoi usare il jolly per annullare e avere un secondo tentativo. Questo jolly però lo puoi usare sempre. Ipotizziamo che tu ne indovini 5 magari e non sei soddisfatto della tua prestazione, puoi comunque decidere di utilizzare il jolly, ma il secondo tentativo poi è quello valevole. Quindi se nel secondo tentativo sbagli alla seconda, vale 2, e quindi è un po' rischioso, ma è un bonus in più che vi do. Ok, tutto chiaro? Partiamo da Daniele. 3, 2, 1, via. Ndoye, giocatore del Bologna, vale più di Bernabé, sì o no? Sì. Vediamo? Eh sì, 22 milioni contro 15, bravo. Secondo nome, Romelu Lukaku, vale più di Ndoye? Sì. Con 30 milioni, esatto. Andiamo a 2 punti. Theo Hernandez vale più di Romelu Lukaku? Sì. Perfetto, siamo a 3. Prossimo nome, attenzione, con Baschirotto, vale più di Theo Hernandez? No. Perfetto, siamo a quota 4 punti. Andiamo avanti con Dani Luc del Verona, vale più di Baschirotto? Sì. Vediamo se è più alto. No, attenzione, a 52 secondi sbagli purtroppo il quinto nome e quindi 4 punti per Dani. Ti vuoi accontentare? Vuoi riprovarci? Mia nonna diceva, chi si accontenta godi, io sto benissimo così. Perfetto, quindi 4, punto, 4 punti per Dani. Adesso tocca a Mike. Vi ricordo che chi fa più punti dei due guadagna 5 punti. Vamos. Allora, 3, 2, 1, via. Vai. Buongiorno, vale più di Isaac Touré dell'Udinese? Direi proprio di sì. Perfetto, primo punto per Mike. Secondo nome, Adam Marusic. Occhio, gioca in casa. Vale più di Buongiorno? No. Ok, 5 milioni contro i 35, bravissimo. Andiamo avanti con Pongracic. Vale 5 milioni di troppo. Come? Sì. Pongracic vale più di Marusic? Sì. Vediamo se sì o il doppio, esattamente 10 milioni. Ok. Lookman vale più di Pongracic? Sì. Perfetto, con 40 milioni. Il buon Cop Miners vale più di Lookman? Quanto vale Lookman? 40 milioni. Oddio. È un bel nome questo, eh. Questa è brutta perché l'hanno pagato 60. Hai 5 secondi a disposizione. Ho 4 punti. Vai, sì. Allora sì. Secondo te sì, quindi te un Cop Miners con 55 milioni vale più di Cop, sì, di Copman. Ciao. Di Lockman e con 5 punti in un minuto il buon Mike vince anche l'ultimo gioco e al contrario Dani purtroppo perde anche questo, però va bene. Posso dire che se non avessi ascoltato mia nonna avrei vinto? Avresti potuto riprovarci, però ragazzi, non è detto. Purtroppo però il punto che ha fatto Brogna è leggendario, È leggendario. Esatto. Non cerchiamo adesso di risollevare. Questo è vero, potrebbe valere, potrei forse decidere di farlo valere 10 punti, perché Balotelli al primo nome su quanti giocatori sono passati al City, innumerevoli, è stato clamoroso. Allora, Dani rimane, se non erro, a quota 2, mentre Mike da 9 va a 14, giusto? Ragazzi, grazie di cuore, Mike si qualifica ufficialmente in semifinale, poi scoprirà nelle prossime settimane il suo avversario. Grazie Dani
davvero di cuore. Sei stato voi, molto Mike. Bravo, ma anche sfortunato. Il tifo per te, Mike, faccio il tifo per te, porta in gloria anche il mio nome. Va così bene. Se Mike dovesse vincere, Dani dice, beh, ho perso, diciamo, contro il campione del quiz. Perfetto. Grande Mike, complimenti e grazie anche grazie a te per la disponibilità. Grazie. Spero che vi siate divertiti. Grazie a tutti per l'attenzione. Lasciate sicuramente un mi piace, commentate qua sotto perché i prossimi ospiti sono ancora da spoilerare. Voglio sapere chi vorreste vedere nel quiz. In descrizione trovate anche i canali dei due ragazzi che saluto e ringrazio. Ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao. Ciao.